Per risolvere tutti i problemi ripeteremo sempre la stessa cosa. Necessità di capire la legge. Noi non viviamo nel vuoto, nel nulla, nel caos, ma siamo immersi in un oceano di forze tra le quali siamo una forza e non possiamo isolarci, evadere dal regime di interdipendenza che tutto a tutto lega. Ogni fenomeno è vivo e si muove secondo una traiettoria, rappresenta una spinta, una volontà di essere in una data forma, di progredire verso una tale meta, rappresenta un dinamismo intelligente. Forma, volontà attiva e principio direttivo sono presenti in ogni luogo e tempo. L'insieme immenso di tutte le forme si coordina in gerarchie, la rete di tutte le spinte si coordina in sistemi dinamici, il fascio di tutti i principi si coordina nella legge. Tutto è collegato, sensibile, rispondente. Proporzionate e precise reazioni ad ogni mossa non si possono evitare. Tutto echeggia e si ripercuote in catene di azioni e reazioni. Ogni nostro atto deve avanzare fatalmente sul binario del determinismo causale. Esso è così automaticamente guidato nei suoi spostamenti, inquadrato da limiti e rapporti. Le forze da noi mosse come causa, siano esse buone o cattive, tanto gireranno lungo i canali del dinamismo universale finché ritorneranno a noi stessi in forma di effetto, in modo che noi con i nostri atti, credendo di proiettare una spinta contro altri, non l'avremo lanciata che contro noi stessi, sia essa di bene o di male. Le ripercussioni sono infinite, le conseguenze sembrano inesauribili, tanto si protraggono. L'impulso del bene si moltiplica come l'impulso del male. Il violento che crede di dominare imponendosi con la forza costringe centinaia di persone a vivere rattrappite per fargli posto e così insegna loro la difesa, poiché impone loro di sostituire il lavoro urgente della loro difesa a quello proficuo e benefico della produzione e conservazione dei beni. Danno per tutti, soprattutto per lui. È la psicologia dell'involuto che ha imposto alla società umana le coalizioni di classe, costringendolo spesso a diventare per difesa un strumento di oppressione. Così nasce la norma giuridica punitiva, la società diventa aggressiva e l'essere inferiore finisce col subire a suo danno l'ultima delle reazioni a catena da lui mosse.